Lo spazio di dimensione 3 contiene la sfera S2 di dimensione 2. Nello stesso modo si può esaminare la sfera dello spazio di dimensione 4. Si tratta dell'insieme dei punti che sono alla stessa distanza da un centro. Per descrivere la posizione di un punto su questa sfera abbiamo adesso bisogno di tre numeri. Quindi questa sfera è di dimensione 3. La chiameremo chiaramente S3. Non potete vedere questa sfera nello spazio di dimensione 4, poiché il vostro spazio ha solo 3 dimensioni e lo schermo solo 2. Non posso che fare appello alla vostra immaginazione. Per meglio comprendere i poliedri in dimensione 4, procederemo come hanno fatto i rettili con i poliedri in dimensione 3. Farli gonfiare su una sfera e poi proiettarli stereograficamente su un piano. In questo caso dobbiamo dunque gonfiare i poliedri fino a mettere le loro facce sulla sfera S3, nello spazio di dimensione 4, e proiettarli stereograficamente sullo spazio di dimensione 3. Adesso andrò al polo nord e proietterò per voi quello che vedo sul vostro spazio di dimensione 3. Non posso mostrarvi dove sono. Tuttavia, pensate ai rettili. Anche loro non potevano vedere uno dei loro compari saliti su un promontorio. Noi siamo esattamente nella stessa situazione. Ecco il simplesso. Si vedono bene i 5 vertici e i suoi 10 spigoli. Chiaramente in questa prospettiva gli spigoli sono degli archi di cerchio. E anche in questo caso la situazione è del tutto analoga al caso dei poliedri in dimensione 3, proiettati stereograficamente su un piano. Ecco l'ipercubo. Lo si riconosce facilmente con i suoi 32 spigoli e i suoi 16 vertici. La comprensione è più agevole che con il metodo delle ombre o con quello delle intersezioni con uno spazio di dimensione 3. Ecco il 24 celle con i suoi 24 vertici e i suoi 96 spigoli. Il 120 celle. Ed infine il 600 celle. Per vederci più chiaro, aggiungiamo le facce bidimensionali. Il simplesso, con le sue 10 facce triangolari. Chiaramente, le facce bidimensionali sono dei pezzi di sfera, esattamente come avevamo osservato che gli spigoli erano degli archi di cerchio. Il simplesso ruota nello spazio di dimensione 4, prima di essere proiettato stereograficamente. Ricordatevi quando avevamo fatto ruotare la Terra come una palla e avevamo osservato il movimento dei continenti. Di tanto in tanto una faccia passa per il polo di proiezione e la proiezione diventa infinita. Sullo schermo sembra esplodere. Diamo un'occhiata all'ipercubo. Osservate come lo spazio è scomposto in 8 zone cubiche che costituiscono le facce tridimensionali dell'ipercubo. Per quanto riguarda le facce bidimensionali, esse sono dei quadrati, più o meno tondeggianti e torti.
ce ne sono 24. Ed ecco il mio preferito, il 24 celle. Ammirate. Il 24 celle è una vera meraviglia. 24 vertici. 96 spigoli. 96 triangoli e 24 ottaedri. Si vedono 8 spigoli partire da ogni vertice. Ecco il 120 celle, di cui potremo comprendere meglio la struttura. Da ogni vertice partono 4 spigoli. Le sue facce bidimensionali sono dei pentagoni. Ce ne sono 720. Questi 720 pentagoni si articolano in 120 dodecaedri. Ammirate tutti questi dodecaedri e come si dispongono gli uni rispetto agli altri. Non è impressionante?
Terminiamo con il 600 celle, con le sue 600 facce tridimensionali in forma di tetraedri, le sue 1200 facce triangolari, i suoi 720 spigoli e i suoi 120 vertici. Credetemi, ci sono 14.400 simmetrie dello spazio di dimensione 4 che preservano questo oggetto. Ecco, abbiamo terminato la nostra prima esplorazione della quarta dimensione. Questa dimensione contiene molte meraviglie. Tuttavia, come potete immaginare, l'immaginazione dei matematici non si ferma alla quarta dimensione. C'è la quinta, la sesta, la ennesima dimensione e addirittura la dimensione infinita. Ogni dimensione ha la sua particolarità, ma bisogna ammettere che la quarta è la più bella. Perché? Forse perché alla fine ha una specie di realtà fisica. La teoria della relatività di Einstein, che è data dall'inizio del XX secolo, postula che lo spazio e il tempo sono in qualche sorta mescolati in uno spazio-tempo di dimensione 4. Un punto in questo spazio è un evento, caratterizzato dalla sua posizione spaziale, x, y e z, e dall'istante t in cui si produce. Fare della fisica relativistica necessita quindi di padroneggiare la geometria di dimensione 4. Vale la pena di osservare che la scoperta di questa geometria di dimensione 4 precede di una cinquantina d'anni la scoperta della relatività. Ancora uno di quei piccoli va e vieni tra la matematica e la fisica di cui la storia delle scienze va ghiotta.